Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Ferrando. Consigliere Faregna. Consigliera Melone, capogruppo Melone. Abbiamo da ratificare tre verbali, 91, 92 e 93. Diamo per approvati. Passiamo al primo punto in discussione, scritto all'ordine del giorno. Iscrizione dell'associazione Shaolin Temple Italy all'albo zonale delle associazioni. Andiamo in votazione. Iscrizione di un'associazione. Siamo in fase di votazione. Siamo in fase di votazione. Funziona? Non c'è un ricordo. Chiediamo la votazione. Sono già passati. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, 0. Passiamo sul numero 2, concessione di patrocinio gratuito, al centro storico commerciale Corsano. La realizzazione di posizione dominante sarà lavorata. La parola al presidente della commissione commercio di capo di sito. Allora, in data 26 settembre 2013 è riunita la Commissione Commercio e Attività Produttive, che ha approvato a maggioranza la richiesta dell'Associazione Centro Storico Bruzzano di patrocinare l'evento che si terrà il 20 ottobre 2013, chiamato Sagra della Zucca, presso il quartiere di Bruzzano. L'iniziativa si svilupperà durante la giornata con numerose attrazioni musicali, oltre che di animazione per grandi bambini. Centrale sarà l'aspetto culinario con risotti e ravioli tutti a base di zucca, con cuochi della provincia di Mantova, gemellata per l'occasione del quartiere di Pizzano. Saranno presenti numerose bande di hobbisti, bei banchi di hobbisti e di tenitori di zucca. Vista la validità dell'evento e la sua storicità, la commissione approva la concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione della manifestazione. L'utilizzo di Cassinanna, in cui si svolgerà la manifestazione secondo le disponibilità del settore zona 9, l'utilizzo della civica santeria per la stampa delle locandine e manifesti per la pubblicizzazione dell'iniziativa nei limiti delle disponibilità del budget assegnato al settore zona 9, con l'onere per l'associazione proponente di farsi carico della prestazione della locandina pubblicitaria. Voglio pertanto chiesto un breve consiglio approvare l'iniziativa sotto il segnale. Grazie Presidente, buonasera. Io intervento di questa sera è una questione di principio. Potrebbe essere irrilevante, ma personalmente la reputo importante, perché a mio modo di vedere sminuisce l'operato di noi consiglieri, in particolare per me Paolo. Mi spiego meglio. Quanto anticipato dal mensile di informazione ABC in questo mese di ottobre riguardo alla manifestazione della Sagra della Zucca programmata per il giorno 20 ottobre 2013 fa palesemente comprendere la scorrettezza perpetrata da chi ha autorizzato la pubblicazione di questo articolo, che menziona quanto deve essere ancora deliberato dal Consiglio di Zona 9. Questo atteggiamento, tra l'altro riscontrato in altre occasioni, penalizza politicamente i consiglieri tutti, ma in particolare quelli che non hanno mandato per fornire tali notizie. Pur condividendo la manifestazione, questo atteggiamento dimostra quanto insignificante può essere il voto di un consigliere. Potrebbe anche essere esagerato, no? Per qualcuno, visto che fa delle scene. Io la reputo una cosa gravissima. E siccome non è la prima volta che ci si presenta in una situazione di questo genere, spero che questa cosa non si risolva come al solito con
le scuse del giornalista, perché lasciatelo passare, a me questa sembra una scusa. Posso capire tutto, abbiamo la necessità di pubblicizzare prima possibile l'iniziativa, però abbiate pazienza e avvisiamo di non scrivere quanto il Consiglio deve deliberare. Grazie. Grazie Presidente, io vi rifaccio un intervento appena svolto, quindi sui giornali compare già che il patrocinio è stato dato, quindi qua siamo davvero nel futurismo, cioè davvero avete gli indovini che scrivono sui giornali, perché non ci sei elogiato, però bisogna parlare di più sui giornali. Visto che i patrocini si danno già in anticipo prima di sentire il Consiglio, permettetemi almeno in questo caso, nonostante la manifestazione sia la stupenda, e io la zucca la adoro, perché la zucca è eccezionale, però per correttezza istituzionale non posso votare un patrocinio che è giornale. Grazie. Grazie, no, mi associo anche a nulla. E di dire che la messa sull'iniziativa è una delle più importanti e interessanti che sempre ormai da anni si svolgono all'interno della nostra zona, però vorrei anche sottolineare il cattivo gusto di certi giornali che per esigenze loro di stampa vanno a diminuire l'importanza, che forse a voi potrà sembrare quasi nulla, di persone consigli di zona, dando delle notizie che senz'altro adesso andremo a deliberare favorevolmente l'iniziativa, perché diversamente non penso possa succedere, però se ciò accadesse si troverebbe scritto il falso su un giornale che pubblica qualcosa senza avere il titolo di falso. Perciò mi auguro che si possa perlomeno chiedere le scuse di ABC a questo Consiglio per aver pubblicato una notizia per la quale ancora non è certezza. Grazie. Grazie, devo dire che purtroppo non è la prima volta che capita che qualche giornale di zona esca prima una delibera votata ufficialmente dal consiglio di zona, e ritengo che sia veramente un fatto grave e sbagliato per la pubblicazione, ma che però non può essere attribuito ovviamente come responsabile, come responsabilità sia il Consiglio, la Commissione, il Presidente, la struttura stessa, ma quantomeno le scuse dovrebbero arrivare da chi ha rilasciato la dichiarazione, e da come è scritta non mi sembra che la cosa sia attribuita a qualche consigliere, ma bensì probabilmente all'associazione stessa che ha rilasciato la dichiarazione. Io ritengo questo fatto un fatto grave, perché è vero, se noi dovessimo bocciare questa richiesta sarebbe stato pubblicato un falso rispetto a... È evidente che le associazioni, e su questo io sarei dell'avviso, come abbiamo fatto in altre occasioni, quando si è verificato questo errore, di scrivere sia al giornale sia all'associazione, quindi qui chiedo al Presidente del Consiglio di Zona e alla struttura magari di intervenire con uno scritto, come abbiamo fatto già in altre occasioni, dove si richiama sia il giornale che l'associazione a non intanto l'associazione a rettificare e chiedere scusa, ma quantomeno questi fatti non si devono più ripetere. E si può dire, aperta e chiusa la parentesi, che ci va bene che stiamo parlando di un patrocinio gratuito e non stiamo parlando di una iniziativa che potrebbe contenere al suo interno anche un sostegno economico, il che sarebbe stato ancora più grave. Per cui riconosco la gravità, ritengo che sia da criticare come
intervento e quant'altro sul giornale dell'associazione, però a parte oltre lo scritto, da parte della struttura del Presidente del Consiglio di Zona, credo che per il resto sull'iniziativa siamo tutti d'accordo che è valida e che quindi possa trovare il suo sostegno. Richiamerei magari tutte le associazioni a rilasciare dichiarazioni sempre dopo la delibera mai prima. Grazie. Grazie Presidente, stranamente mi trovo d'accordo, diciamo, interamente al 100% con quanto espresso dal Presidente Lucci, soltanto che mi suggerisco di tenere la copia di questo comunicato, anzi come lì abbiamo i template, no? I prestampati, emendamento, mozione, eccetera, aggiungiamo anche richiamo ABC, richiamo zona 9, dal momento che periodicamente succede che pubblicano la notizia prima ancora che venga allegata, per cui non so se magari vogliamo chiedere a, diciamo, ai dipendenti di predisporre questi diciamo prestampati in modo che ve lo mandiamo periodicamente, quindi mi chiedo, cioè faremo la sceneggiata ogni volta, ogni tanto si ripeterà questa storia, cosa si può fare per far capire ai giornali, insomma, che serietà vorrebbe che queste cose non avvenissero? Lo chiedo alla Presidente in quanto appunto rappresenta tutto il Consiglio, grazie. Sì, grazie Presidente. Ma sì, solo per dire che concordo con dispiacere, però concordo con quanto detto da tutti i miei colleghi prima di me. È grave per l'istituzione che rappresentiamo tutti, al di là del colore politico, che succedano queste cose. È vero che sono già successe e chiediamo che non succedano più. Sia ai giornali che alle associazioni, che ora diciamo non è un reato esagerato, c'è una difficoltà oggettiva da parte nostra di comunicare gli eventi, ci sono i giornali di zona che svolgono anche un ruolo prezioso, comunque da questo punto di vista ogni tanto questi giornali e le associazioni nella fretta di pubblicizzare commettono delle leggerezze che però non sono leggerezze, ma sono comunque diciamo sgambetti istituzionali o sgambetti al Consiglio di Zona, e quindi sarebbe il caso che sia l'associazione che il giornale ci mandino le scuse scritte che poi li potremo leggere al Consiglio di Zona. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, no, in questo Consiglio di Zona c'è una costante, quando c'è qualcosa che non va bene, che viene dato alla stampa, è sempre colpa degli altri, no? Nostra colpa degli uffici, perché magari fanno i delitti in un certo modo, nostra colpa dei giornali, perché una volta è colpa degli altri, che è la prima notizia dei giornali. Faccio una piccola riflessione, quanti anni sono che c'è il giornale ABC? Tanti, no? Un direttore lo conosciamo tutti, è uno che conosce molto bene i meccanismi di questo Consiglio di Zona. Metto una riflessione, ad esempio, mi sembra strano che un direttore così navigato in un Consiglio di Zona non si ponga il problema, questo mi dispiace che il collega di 5 Stelle sia d'accordo con Tucci, perché è abbastanza, mi sembra strano che un direttore così navigato non si faccia la domanda oppure cambi il verbo, invece mette in Consiglio di Zona patrocina, forse patrocinerà, dovrebbe patrocinare. Ragazzi, magari non offendiamo l'intelligenza delle persone, perché quando abbiamo nel suo errore li conosciamo. Non che il direttore del giornale, che sono 20 anni che partecipa, io non sa come sono i meccanismi che ho scritto. Ma Consigliere Ferrari. Una parolaccia. Grazie Presidente. Io penso che da PDL diventa tutto Forza Italia. Non voglio persone dietro, perché sono... I giornali spesso accade che pubblichino atti riservati, criminali, arresti che non sono ancora stati fatti, quindi non mi va sicuramente di continuare a osservare ciò che è già stato osservato dai miei colleghi. Quello che preferivo sottolineare era un invito che rivolgo ai presidenti di tutti le commissioni,
di questo consiglio. Io ricordo quello che l'anno scorso avevamo finanziato per questa sala, l'importo era 1.800 euro. Oggi siamo chiamati a dare espressione di parere inerentemente a un patrocinio gratuito. Questo può essere una semplice casualità, però mi sembra particolarmente strano che un'iniziativa che solamente un anno fa si è svolta e ha chiesto un patrocinio oneroso di 1.800 euro, quest'anno non chieda corrispettivo economico per quello che è il sostegno della vita. Penso che le indicazioni che vadano rivolte alle associazioni debbano essere più complete, e anche se non ci sono fondi è doveroso che le associazioni possano essere messe in condizione di chiedere questi fondi. Poi sarà compito nostro negarlo qualora non ci siano le condizioni per accettarlo, o assegnarlo qualora ci siano queste condizioni. Quindi l'invito che rivolgo al Presidente delle Commissioni è non precludere la strada alle associazioni, tanto che comunque sia, segnalando quello che l'attuale è stato dei fatti, perché il bilancio non è ancora stato approvato e di conseguenza i fondi NATO non ci sono, siamo in una condizione di sofferenza economica come consiglio, ma dare l'opportunità comunque alle associazioni di richiedere questi contributi. Grazie. Presidente Quattrociocchi. Sì, brevemente condivido quanto detto da tutti i consiglieri rispetto a questa questione che è piacevole. Devo dire che con superficialità ABC secondo me ha recuperato l'articolo dal centro storico di Bruzzano e ha fatto copia e incolla sul giornale. Sicuramente come Presidente del Commercio e anche ovviamente concordando con il Presidente Buccioni faremo dei passi rispetto sia al giornale che all'associazione stessa per fare in modo che queste cose non si ripetano, almeno per questa iniziativa, ma in generale per tutte le iniziative simili che si terrà in futuro. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 27, contrari 1, astenuti 4. Approvato. Mettiamo in votazione il bilancio di accessibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, iniziative da realizzarsi in occasione del secondo anniversario dell'incendio del centro sportivo Ripamonti di Mieseo. La parola al Presidente della Commissione Sport Deportivo Lucci. Grazie. Come abbiamo fatto già l'anno scorso, in occasione del primo anno, riteniamo opportuno tenere alta l'informazione e l'attenzione in merito a quanto accaduto al centro sportivo di Ripamonti, e quindi credo che sia importante che si organizzino delle iniziative e soprattutto si dia anche segnale di inizio dei lavori per quanto riguarda la parte esterna, per chi vorrà passare di là vedrà che
è già stato rifatto, comunque è in fase di ultimazione dei lavori in campo di calcio a 11 e quindi vuol dire che piano piano si dovrebbe arrivare alla normalità nel giro di un po' di qualche tempo. Per cui credo che sia importante anche per quello, apre tutta una parentesi, anche se con lo sport non c'entra niente, ma rispetto ai collegamenti che ci sono tra l'incendio di campo sportivo, il palazzetto sport di Lisio e quanto è accaduto in questi giorni al sequestro del Abruzzano dell'auto rimessa che è stata posta sotto sequestro. Detto questo, proprio per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza in merito appunto al secondo anno dall'incendio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi venerdì 27 settembre 2013, ha analizzato la proposta di un'iniziativa avanzata dalla Presidenza e approvata a maggioranza. La proposta ha suscitato l'interesse dell'Associazione Libera e Comunità Nuova, che si attiveranno per l'organizzazione dell'evento che si terrà nel pomeriggio di sabato 13 ottobre a due anni dalla manifestazione organizzata dal Consiglio di Zona Nord, a seguito dell'incendio che ha distrutto parte del palazzetto Iseo, che ad oggi non ha ancora visto iniziare i lavori di ristrutturazione. Sarà organizzata una staffetta tra le vie di Affoli, con partenza dal centro sportivo Ricamonti di via Iseo e arrivo in Villa Vitta. Il percorso verrà ripetuto quattro volte. In quell'occasione verrà inaugurato anche il primo negozio civico della città, uno spazio in comune che verrà ospitato presso un ampio locale che si trova sotto la tribuna, un luogo di aggregazione e incontro a disposizione dei cittadini e delle associazioni. Sempre nell'arco della giornata si potrà utilizzare l'area giochi per i bambini e non è esclusa la possibilità di svolgere all'esterno anche qualche partita di basket grazie alla posa provvisoria di due canestri nell'area del parcheggio antistante all'ingresso della piscina. All'iniziativa, oltre a Libera Comunità Nuova, hanno aderito la Pro Patria e Amatori Rugby e si stanno anche aggiungendo altre associazioni sportive di basket e altri che daranno anche loro la partecipazione e la presenza in quella giornata. La Commissione a maggioranza ha approvato la proposta di sostenere l'iniziativa con una spesa fino a un massimo di €500 da riferirsi al fondo marco. Voglio pertanto codesto onorevole del Consiglio approvare la legislazione e renderla immediatamente eseguita. Grazie. Grazie, Presidente. Sì, questa iniziativa ha il nostro più ampio e convinto consenso. Qualunque iniziativa che vada a ricordare, tenere alta l'attenzione su ciò che ormai da lungo tempo è successo, merita senz'altro il nostro sostegno. L'unico appunto è che però forse la vera risposta che noi dovremmo dare alla cittadinanza è finalmente di restituire il palazzetto al suo pieno utilizzo. E spiace che dopo due anni ancora questo non possa essere, non si sa neanche poi per quanto tempo questa situazione si protrarrà. Quindi ribadisco, ampio sostegno all'iniziativa nella speranza che la risposta vera con la situazione del palazzetto possa avvenire in tempi più celeri di quelli che si prospettano. Un piccolo accenno è sul, se mi posso, siccome non ero in commissione, Presidente, è una spiegazione su quello che sarà lo negozio civico, lo spazio comune, un nome che assomiglia molto a un'altra iniziativa che di carattere più privatissimo organizzato dalla signora Mini Moratti in centro a Milano e che spero non si replichi in quell'anno, ovvero che lo spazio non sia soltanto un'occasione di promozione personale della signora Mini Moratti, ma sia uno spazio effettivamente di utilizzo e di utilità per la comunità. Grazie. Consigliere Padre. Grazie Presidente, devo fare due notazioni a questa delibera. La prima è il palazzetto Iseo che ad oggi non ha ancora visto iniziare i lavori di ristrutturazione.
magari se questa marcia la facevate sotto Pisapia, sotto Palazzo Marino, vi facevate capire che invece che dare i soldi a Rom era ora dare i soldi ai cittadini milanesi, senza altro penso che questa cosa sia pensabile. E poi un'altra cosa, che io toglierò la tessera e non mi prendo la responsabilità di votare questa delibera, perché quando c'è scritto all'esterno qualche partita di basket grazie alla posa provvisoria di due canestri, un'attività sponsorizzata con l'autorizzazione del comune, qualsiasi strumento sportivo usato ha bisogno di un'omologazione per la garanzia di sicurezza dei partecipanti, contatto di certificato di un ingegnere, la stessa cosa quando si monta un palco che deve essere omologato per l'utilizzo. Quindi se i canestri non sono omologati e un bambino si fa male, io non mi prendo la responsabilità di votare questo regime. Grazie. Consigliere Tona. Grazie Presidente. Sì, io mi associo a quei consiglieri che hanno insomma affermato che l'iniziativa è sicuramente meritoria, meritevole, degna di nota e quant'altro. Questo però non, questo non ci può esimere dal, come già stato detto, tuttavia, che è già il secondo anno che ci vediamo, come dire, già defunto centro europeo, l'attacco, se volete, anche vigliacco a questo centro, che è un centro sociale, chiaramente anche un centro della, di un quartiere e di una zona. E, tuttavia non si può non denunciare i tempi troppo lenti, mi associo, ripeto, ribadisco questo problema. Manco l'intervento, cioè, secondo me l'intervento deve essere un intervento sicuramente simbolico, che doveva come dire, avere come attore principale il comune per far vedere che non ci stiamo, insomma, che non ci sta a subire intimidazioni, che non ci sta, che comunque voglio dire, doveva avere a mio avviso un'impronta più forte dal punto di vista così civile e istituzionale. Ma anche qui, come devo dire anche in altri casi, l'impronta invece che si è delineata è assolutamente un'impronta che ha tempi di reazione, e anzi di azione in questi termini, patidermici. Oggi non abbiamo tempi certi, vi è quindi all'orizzonte la volontà di ultimare questi lavori, il cronoprogramma, ovvero in verità, anzi, alcuni cronoprogrammi sono stati delineati, anzi esposti dal, se non sbaglio, dal Presidente della Commissione Urbanistica, dal Presidente del Consiglio di Zona. Tuttavia ci si aspettava, io come cittadino, prima che come consigliere, mi aspettavo che quella ferita che è all'interno delle istituzioni, che si vede da centinaia di migliaia di macchine che passano giornalmente sulla via Rubicone, per non dire, insomma, chiamata come volete, mi aspettavo assolutamente un intervento più fermo, ma soprattutto più veloce. Grazie. Consigliere Ferrario. Sì, grazie Presidente. Ora, io ammetto come due anni fa che qualunque genere di iniziativa che è volta a stimolare il ricordo e la memoria di quella nottata, di quel pomeriggio, è sicuramente utile. Abbiamo tutti insieme, abbiamo fatto una fiaccolata per stimolare, sensibilizzare tutto il quartiere e tutta la comunità milanese. Sicuramente mi aspettavo anch'io un intervento più celere, ma non voglio ricalcare quello che è già stato detto dai miei colleghi, ma bensì volevo porre un quesito al Presidente della Commissione e in particolare alla Presidente Buccioni. L'anno scorso avevo fatto richiesta di avere informazioni inerentemente ai fondi che venivano percepiti a riguardo dei cartelloni pubblicitari, che sono 12 presenti nel centro Iseo. Quelle informazioni non sono mai arrivate, però sono riuscito a recuperarle in altro modo. Sono 15.000 euro l'anno che venivano pagati per ogni cartellone presente al centro, quindi per 12 cartelloni vuol dire 180.000 euro e per due anni sono 380.000.
terminale. Ecco, a me piacerebbe capire se il Comune sta prevedendo di utilizzare questi fondi al fine di risistemare questo centro. A oggi questa informazione non mi è arrivata, non mi è giunta, però gradirei che o la Presidente o il Presidente della Commissione potessero darmi questa informazione. Un centro che rende qualcosa e questi fondi forse sarebbero giusto utilizzarli per una ristrutturazione. Grazie. Siete Bucci. Se passa così ci va bene. Partendo dall'ultima del consigliere Ferrari, sarà mio impegno sollecitare gli uffici, non i nostri, gli uffici di Milano Sport e dell'assessorato per avere le risposte, a questo punto aggiungendo anche quello che lei sta dicendo, perché comunque la segnalazione è stata avanzata, non dico io, ho partecipato ad alcuni incontri e quindi credo anche di averlo detto in seduta di consiglio, perché per quanto riguarda i fatti accaduti a Viseo non mi sono mai sottratto dal riferire in aula tutto ciò che veniva avanti e quali erano sia le richieste sia le critiche, e mi sono anche avanzato forti critiche rispetto ai ritardi, rispetto a quello che l'amministrazione, possiamo dire, in questo momento non sta facendo, e l'ho fatto pubblicamente, l'ho fatto tramite gli articoli sulla Gazzetta dello Sport, come in altre occasioni, insomma, dove ho avuto la possibilità di farlo, anche sui giornali di zona, perché ritengo, e su questo era l'impegno che tutto il Consiglio di zona si era preso a suo tempo, che era quello di far sì che l'amministrazione accelerasse il più presto possibile i piani di intervento per la riqualificazione e la ristrutturazione. Ma come tutti sanno, l'impianto è stato posto sotto sequestro per molto tempo e solo a marzo dell'anno scorso, cioè di quest'anno, è stato restituito all'amministrazione comunale. Io ho avanzato anche per essere chiari, perché è giusto che si faccia, ho avanzato anche la richiesta di utilizzare parte dei fondi di risarcimento che è stata riconosciuta come di Milano dalla sesta sezione del Tribunale di Milano, che sono soldi portati via alla mafia e quant'altro, e il Comune di Milano ha ricevuto, poi bisogna vedere quando li potrà utilizzare, se li potrà utilizzare, però ha ricevuto come indennizzo del danno in generale una somma molto alta, la più alta che sia stata mai riconosciuta in comune. Ho chiesto ufficialmente a Palazzo Marino in una commissione congiunta che parte di quei soldi vengono utilizzati per un piano di sede. Come tutti sanno, c'è anche la partita dell'assicurazione che ha dovuto fare la sua parte, giustamente, e quindi lo dico perché nulla è fermo e da parte di questa maggioranza, e non solo mia come Presidente della Commissione, ci si sta muovendo per avere risposte, certo, ovviamente i tempi, lo vediamo tutti, non sono celeri come vorremmo. Ricordo anche che la Presidente del Consiglio di zona, se non vado male con la memoria, due settimane fa, ma comunque nel mese di settembre, all'apertura dei lavori, ha comunicato alcune scadenze, ma credo fino alla fine del cronoprogramma, dove c'erano delle date, perché la riqualificazione, come abbiamo sempre sostenuto dal primo giorno, deve essere fatta a 360 gradi, e ovviamente il problema del palazzetto non è che è ultimo perché ci interessa meno. Il problema del palazzetto dello sport necessita di due valutazioni che sono state fatte e che nelle tempistiche date dalla Presidente evidenziano le due fasi di riqualificazione dell'impianto.
Una cosa che noi abbiamo sostenuto, che io ho sempre chiesto in assessorato, è che per quanto riguarda il palazzetto dello sport si riqualificasse la parte non interessata all'incendio, in modo tale che la cittadinanza possa riprendere ad utilizzare l'impianto. Oggi, nei tempi che sono stati previsti, ci sarà questo tipo di percorso: prima la parte non interessata all'incendio e subito dopo partirà quella interessata all'incendio. Proprio perché vogliamo dare una risposta come zona di amministrazione che nulla rimane abbandonato. E quindi credo che questo impegno lo stiamo portando avanti. E io tutte le volte ho sempre comunicato in commissione, in consiglio, l'avanzamento delle novità che ci sono in merito. Quindi posso solo dire che mi impegnerò un pochettino di più, ma più di quello non è che posso fare. Altra questione sui tempi lunghi, ho già risposto con di dare le cifre dei tempi già comunicati, non ho a me la portata in mano, ma sarà mia premura magari girarla a tutti i consiglieri per far capire che non stiamo dormendo, anche perché tutto è previsto entro un anno di chiudere la partita, tempi permettenti. Per quanto riguarda, non rispondo alla provocazione del consigliere Parise, perché ritengo che sia sbagliata e strumentale inserire all'interno di questa delibera quell'affiancamento di soldi dati ai Rom piuttosto che capisco che lei è la prima seduta che compie la seconda seduta del suo mandato, però magari prima si poteva informare di cosa si sta facendo per l'Iseo e avrebbe capito che i soldi che verranno utilizzati non sono soldi che noi diamo ai Rom, ma sono soldi che arrivano dall'assicurazione. No, perché se le dai a Rom, le dai agli altri, cioè. Ne consegue il resto. Quindi sarebbe più opportuno magari avere qualche soldi. Ma se le dai a Rom, sono finiti i soldi. Io la informo di questo. Fatto personale, interviene. Per quanto riguarda l'intervento del capogruppo Perego, la nostra risposta per restituire il palazzetto alla cittadinanza non può essere una risposta legata solo al palazzetto dello sport. Noi vogliamo dare una risposta complessiva della riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto sportivo, perché è nostra intenzione far sì che quell'impianto, dal momento in cui riaprirà con la ristrutturazione del campo di calcio 11, tutta la riqualificazione della parte dietro al campo di calcio a 11, il palazzetto dello sport e la riqualificazione della piscina, che avverrà anche lì, ci sia un impianto che riapre al massimo della sua efficienza e agibilità. Quindi credo che da questo punto di vista nulla c'è da rimproverarci. Per quanto riguarda lo spazio comune, mi è stata posta la stessa domanda anche in commissione e rispondo come ho risposto in commissione. Questo non è uno spazio personale o privato della Mini Moratti, della signora Mini Moratti, in quanto voglio ricordare che la signora Mini Moratti ha ricevuto dal sindaco la delega per valutare all'interno delle zone, quindi all'interno di tutta la città, la possibilità di aprire spazi comuni, negozi civici, dove i cittadini possano andare lì per passare dei momenti di lettura, nei momenti di confronto, poter accedere anche ai servizi internet, in quanto ci sarà anche una postazione internet e altre attività che si potranno svolgere all'interno di quella struttura. Come il personale non sono dipendenti messi lì dalla signora Mini Moratti, ma sono dipendenti dell'amministrazione comunale e quindi dimostra ancora una volta che l'osservazione è fuori luogo. Per quanto riguarda
invece tra l'altro se per chiudere la questione sul centro civico a giorni, e proprio per questo dovrebbe avvenire a fagiolo per l'inaugurazione, ci sarà anche un'intesa tra Milano Sport, l'assessorato allo sport e il settore zona, proprio per dimostrare ancora una volta, se qualcuno avesse bisogno, che qui non si fanno le cose per accontentare un privato o chi riceve una delega dal sindaco. Questa è la dimostrazione che si opera nell'interesse della cittadinanza e per tutti. Eliseo è il simbolo di quello che riguarda la riapertura alla cittadinanza di uno spazio che è il primo a Milano e poi ci auguriamo che ne arrivino degli altri anche più velocemente possibile. Grazie. Mettiamo in votazione. Che non trovo il gruppo. Chiudiamo la votazione. Bisogna 33 contro il 0 su 0. Approvato. Mettiamo in votazione di media. Chiudiamo la votazione. 24 contro 0 approvato. Passiamo al punto successivo, parere relativo alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare, che è oggetto del referendum popolare, modifica degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 dello Statuto del Comune di Milano. La parola al Presidente della Commissione di Sì, grazie Presidente. Contrariamente a quanto richiesto, questa volta la Commissione ritiene opportuno leggerla, perché ritengo che, come citato anche nella parte introduttiva di questo consiglio, è una cosa importante, quindi diciamo è giusto che venga letta invece che raccontata come succede per le altre cose che tratta la Commissione decentrata. Allora, la Commissione decentramento si è riunita in data 10-18 settembre 2013 per discutere e deliberare in merito alla richiesta di parere pervenuta in data 16-8-2013 dalla direzione di settore del servizio Presidente del Consiglio Comunale, avente come oggetto proposta di deliberazione di iniziativa popolare e modifica gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 dello Statuto Comunale, dello Statuto del Comune di Milano. Nella suddetta commissione, oltre alla lettura degli articoli modificati, si è originato un ampio dibattito che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comitato Popolare. Dal dibattito è emerso che lo Statuto del Comune di Milano, nell'attuale edizione degli articoli oggetto della proposta di modifica, prevede già la possibilità per tutti gli aventi diritto di indire proposte di iniziativa popolare, referendum di proposte popolari di indirizzo, referendum di consultazione successiva di carattere revocativo. È stato inoltre evidenziato che l'articolo 100 dello Statuto del Comune di Milano consente il ricorso a certe procedure anche su scala nazionale. La normativa vigente, riconoscendo la promozione di istanze popolari, articolo 11 e 12, e consentendo forme di censura delle delibere consigliari, articolo 30, realizza in maniera equilibrata un positivo incontro tra prerogative di governo e diritto alla partecipazione alle decisioni di interesse collettivo. Inoltre, l'espressa previsione di forme partecipative, volenti a celle di scritti, anche nelle circoscrizioni. Non può che essere giudicata in conformità con gli orientamenti più inclini alla realizzazione del progetto di centramento amministrativo. L'unico limite che emergerebbe dall'attuale quadro istituzionale sarebbe la scarsa applicazione degli strumenti di partecipazione previsti avuto fino ad ora.
Riguardo delle modifiche proposte, si è messo in evidenza che in assenza di un quorum di firme si potrebbe avviare una consultazione su qualsiasi argomento, anche se di scarso interesse o di molto interesse per un gruppo ristretto di persone. Con l'assenza di un quorum per la validità della consultazione basterebbe una minoranza esigua ma organizzata a produrre un nuovo diritto. Inoltre, se in caso di un quorum di un referendum abrogativo al quale abbia partecipato uno scarso numero di elettori, potrebbe stravolgere la volontà della sovranità popolare espressa dall'assemblea elettiva. Allo stesso modo, ogni partito e un qualunque centro di potere avrebbe strumenti per paralizzare l'attività legislativa, arrogando il sostanziale potere di veto e, se il referendum fosse deliberativo, per sostituire le decisioni consigliari con una normazione alternativa presumibilmente antitetica nei contenuti. Dunque, se lo spazio assegnato dalla Costituzione agli istituti di democrazia di diretta non può essere compresso, rompere l'equilibrio tra la rappresentanza e l'esercizio diretto della democrazia previsto in Costituzione, potrebbe condurre alla concorrenza e al potenziale conflitto di volontà popolare, e in definitiva all'intoppo alla paralisi legislativa. Per quanto sopra esposto, la Commissione di Centramento ha ritenuto a maggioranza di esprimere parere negativo sulla proposta di modifica. Voglio questo onorevole consiglio approvare quanto sopra esposto. Ecco, io volevo concludere questo intervento con un piccolo ringraziamento che oltre ai cittadini che hanno partecipato perché bisogna conoscere e hanno esposto chiaramente e giustamente le loro idee e la loro proposta. E volevo anche ringraziare quei consiglieri che, essendo iscritti alla Commissione del Centramento, magari a volte non partecipano come a me piacerebbe, però in questa occasione ho visto dei visi nuovi che a volte non vedevo. Perché probabilmente, a parte non vorrei che fossero impallidisi per la proposta, però io ho notato che in quell'occasione hanno dato un loro contributo attivo ed è per questo che ringrazio anche loro. Grazie. Capogruppo Andrea. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Stiamo parlando di democrazia. La democrazia prevede il confronto. Speriamo che per la maggioranza di questo Consiglio di zona non sia la democrazia che non dà spiegazioni, come mostrato dal capogruppo Indovino in merito all'iniziativa di una festa, oppure alla democrazia procrastinante, come auspicata da Tucci, che se dobbiamo modificare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, allora dobbiamo modificare tutto lo statuto comunale. Stia tranquillo, Presidente Tucci. Gli articoli che hanno attinenza con la consultazione popolare saranno automaticamente adattati, è scritto nel dispositivo. Oppure, come auspicato dal capogruppo Melone, caldeggiata dal mantenitore dello status quo esposto della democrazia partecipata, ben organizzata nei processi decisionali che coinvolgono il cittadino, lo informano e si dolgono perché è solo questione di applicazione, però non gli dà alcun potere decisionale e deliberativo. Oppure della democrazia confusionaria e confondente dell'aloconsolo. Ho risentito più volte il suo intervento in commissione, ma credo che lei sia convinta di cose che sulla proposta popolare non esistono, non ci sono. Le forze dell'attuale maggioranza dovrebbero essere quelle progressiste, invece nei fatti si dimostrano degli estremi conservatori. Per non parlare del PDL, che la proposta neanche la vuole conoscere, oltre l'ineducazione mostrata dal consigliere che ha partecipato, Tagliabue, perché viene dal Movimento 5 Stelle. La relazione inizia poi, venendo al dunque, con oltre la lettura degli articoli modificati. È un'inesattezza o è una bugia? È bene che il Consiglio sappia che non è assolutamente vero che siano stati letti i 5 articoli, ovvero l'11, 12, 13, 14 e 15. Gli unici articoli letti in commissione sono stati l'articolo 11 e l'articolo 12. E presenterò una mozione, un emendamento dopo.
Il consigliere Esposito, durante la seconda seduta della commissione, ci ha comunicato di aver preso visione dell'attuale normativa. Quindi siamo legati al consigliere Esposito che alla seconda seduta, leggendo attentamente, scopre che i referendum esistono nel statuto comunale. Benvenuto consigliere Esposito. Vorrei sottolineare al presidente Medolago, e mi corregga se sbaglio, che dal comune è pervenuta la richiesta di parere, il consiglio di zona deve dare un parere sulla proposta popolare, non sulla normativa esistente. Quello che ci ha appena letto è incentrata sulla normativa esistente. E l'unica osservazione che fa è che quella esistente non è applicata. Nulla che descriva la proposta. D'altronde, come fa a descrivere la proposta se ha analizzato soltanto 2 articoli su 5? Dopotutto è sotto gli occhi di tutti il nulla di quello che produce l'attuale normativa riguardo ai referendum. Qualcuno ne sa qualcosa di che fine hanno fatto i 5 referendum a cui abbiamo partecipato a maggio 2011? Ancora altre inesattezze. Al quinto capoverso si dice: in assenza di un quorum ragionevole di firme, quello che ha appena letto lei, presidente Medolago, si potrebbe avviare una consultazione su qualsiasi argomento. Ma vi rendete conto cosa avete scritto? Che manca un quorum per proporre un referendum? Ma che proposta avete letto? Vi ricordo che la proposta propone la raccolta di 15.000 firme certificate, nonché l'avallo dei garanti. E le firme devono essere raccolte in 120 giorni. Minoranza esigua, si dice, ma organizzata. Sono assurde le considerazioni relative a gruppi di potere o gli esempi di area C e di scrematura di chi ha partecipazione popolare. Chi ha portato questo esempio nelle commissioni non ha compreso nulla della proposta. Quando si vota tutti, tutti i cittadini sono chiamati a votare, non un'esigua minoranza, e tutti possono esprimere, anzi l'amministrazione, se contraria, ha tutto l'interesse a far sì che l'informazione sia adeguata ed efficiente. Poi si parla di paralizzare l'attività legislativa, ma siamo in Parlamento o in Consiglio Comunale? Magari correggere con attività amministrativa sarebbe meglio. Quindi almeno correggiamo questa inesattezza. Ed infine la chicca, in cui si tira in ballo la Costituzione, dicendo che gli istituti di democrazia diretta non possono essere compresi, parlando di conflitto di volontà popolari, e non citando ovviamente il comma 4 articolo 75, quando sappiamo benissimo che la sentenza di Corte di Cassazione, vado a finire, numero 372 del 2 dicembre 2004, che ovviamente non rileggo, per quanto riguarda i referendum previsti negli statuti comunali non è applicabile l'articolo 75,4, quindi a livello locale l'applicazione del quorum decisa dai rappresentanti locali è una scelta politica, quindi non scriviamo, non ci nascondiamo dietro la Costituzione, perché non partecipano i cittadini, ve l'ho detto già prima, è normale, non hanno nessun potere, cosa partecipano a fare? Vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente, parlo in merito a questa delibera non è di sé perché partecipo io alla commissione del centramento e quindi il capogruppo mi ha chiesto di farlo. Io penso che tra le osservazioni fatte dal consigliere Laterza ci sia in particolare una cosa che è assolutamente ingiusta nei confronti di chi ha gestito la commissione, del presidente Medolago, del vicepresidente Rossi. Il testo infatti è stato inviato con largo anticipo e sono state inviate numerose sollecitazioni e quindi il fatto che ogni singolo articolo non sia stato letto in commissione ma che l'espressione della contrarietà totale di questo consiglio di zona nei confronti dei primi due articoli abbia reso inutile la continuazione della lettura degli articoli seguenti è semplicemente un discorso di buona gestione dei fondi del Consiglio di Zona,
nel senso che essendo la contrarietà totale dei primi due articoli, essendo stata espressa la contrarietà totale dei primi due articoli, si rendeva assolutamente inutile il proseguo in una terza commissione. Questo vale sempre e comunque per qualunque cosa, nel senso che se le basi vengono contestate è inutile scendere nel particolare. Quanto all'analisi, vi assicuro che è stata fatta in modo approfondito da ciascuno di noi, non solo le due commissioni. Stasera ho sentito che queste commissioni sono state caratterizzate da mancanza di serietà, non mi è assolutamente parso. Ma a livello anche cittadino, noi consiglieri per esempio di SEL, e immagino l'abbiano fatto anche quelli delle altre forze politiche, ci siamo confrontati sulla mailing list che riunisce tutti i consiglieri di zona di SEL delle 9 zone, e abbiamo espresso pareri effettivamente diversificati a secondo delle varie zone. Pareri diversificati che sono stati anche sottoposti all'attenzione dei nostri consigli comunali e dei nostri referenti dei circoli delle singole zone. Alla fine abbiamo concluso quello che abbiamo detto in commissione e l'abbiamo continuamente ribadito nel tempo, e cioè che ci sembra assolutamente il contrario di ciò che si vuole ottenere. Se ciò che si vuole ottenere è la maggiore partecipazione, togliere il quorum, che chiaramente nel caso della relazione c'è un racuso, non intendeva dire il quorum di firme, ma il quorum di partecipanti al voto, togliere il quorum non invoglia i promotori di un referendum ad ottenere il massimo della partecipazione. E d'altro canto significa che la città, abbiamo sentito chiari esempi di San Candido e di altre città dove c'è dove c'è stato introdotto il referendum in assenza di quorum. Io non credo che Milano possa invece farsi dettare l'agenda da delle iniziative importanti su cui legiferare da piccoli gruppi di cittadini che potrebbero un mese far approvare una cosa, un mese dopo con referendum abrogativo farla abrogare, naturalmente non loro stessi, ma il gruppo contrapposto, e soprattutto imporre che senza alcuna mediazione da parte del Consiglio Comunale il testo uscito dal referendum debba essere applicato nel parlato. Mi interrompo perché il mio tempo è concluso e non sono solita andare fuori tempo. Queste sono in sostanza le principali ragioni per cui abbiamo deciso di dare parere negativo in piena consapevolezza a questa delibera, cioè abbiamo deciso di votare a favore della relazione del Presidente Medoni. Grazie. Presidente Sini. Sì, grazie. No, io vorrei semplicemente fare delle osservazioni, cose un po' più generali, alla questione della democrazia diretta e alla partecipazione dei cittadini alla democrazia. Secondo me siamo di fronte a alcuni equivoci probabilmente su come si intende trovarsi, discutere, parlare e fare politica. Perché in realtà noi siamo qui in rappresentanza di molti cittadini che ci hanno votato. Anche noi siamo un pezzo di questo palio che è la democrazia. Non stiamo su un piano differente da quello
cui i proponenti vorrebbero arrivare. La questione è che ci sono degli equilibri nelle regole che devono essere mantenuti. Poi possiamo discutere di qual è il numero dell'equilibrio, che rappresenta l'equilibrio, il numero corretto. Però la democrazia è fatta di regole. E una delle regole, secondo me, in quello che sono le votazioni, è stabilire a priori quali sono i numeri che contano, ovviamente, non quelli che possono contare, ma quelli che contano. E i numeri che contano in questo caso sono in realtà la decisione che ha preso il Comune di Milano facendo lo statuto di stabilire un quorum per il referendum, che è un quorum differente da quello delle leggi statali. Ogni comune sceglie il suo quorum. Qui abbiamo nel nostro statuto due opzioni a seconda della situazione. Abbiamo un quorum del 30% del titolo di diritto e del 40%, che sono già, a mio parere, dei quorum abbastanza, diciamo così, tagliati, ovviamente. In realtà, questo forse è un argomento forse troppo, diciamo così, tecnico, ma il referendum abrogativo ha delle caratteristiche tali per cui necessita di avere un po' un altro per evitare proprio che una minoranza possa, quando è molto ben organizzata, far sì che faccia venire meno un dispositivo di legge, una legge, un regolamento, perché sappiamo benissimo che, diciamo così, la partecipazione attiva dei cittadini in una democrazia moderna non è, come si dice, sempre attenta, per cui può darsi che, come è capitato nella storia del referendum, quelli abrogativi nazionali, ci sono dei momenti storici in cui c'è un'affluenza elevato per tutta una serie di motivi e delle volte in cui l'affluenza è più scarsa, vuoi perché i mass media non hanno, vuoi perché i partiti principali non hanno fatto pubblicità e così via. Ma proprio per questo, perché è una garanzia della democrazia il fatto che ci sia un quorum, non è un limite alla democrazia, anzi. Poi evidentemente ci sono modi differenti di declinare la democrazia diretta. Mi sembra che alcuni cittadini abbiano palesato delle esperienze in Sud Tirolo, ma in realtà, se vogliamo, ci sono delle esperienze molto, molto più provanti in altre, qui vicino. In Svizzera ci sono dei cantoni, ancora un paio ne sono rimasti, l'Appenzell e l'Esterno, giusto per fare un esempio, che prevede che una volta all'anno, aprile, l'ultima domenica di aprile, si riuniscono in questa assemblea generale tutti i cittadini del semicantone per decidere per alzata di mano l'ordine del giorno di quell'anno. È evidente che è una forma primitiva di democrazia diretta, no? È una forma che è in via di estinzione, perché anche altri cantoni l'hanno sentito. Per carità, è una cosa che può funzionare nella Appenzell, che ha 15.000 abitanti complessivamente come cantone, come semicantone, anzi, per l'esterno, non con l'interno. Finisco. E quindi è evidente che si può prendere spunto da esperienze di questo tipo, magari non proprio questo, ma in genere di questo tipo. Però è evidente che in una società complessa e articolata come la nostra abbiamo bisogno di regole per la democrazia che funziona. A me, in questi giorni, abbiamo visto quanto funzionano alcune regole che dovrebbero essere chiare, a maggior ragione non mi sembra il caso di togliere alcuni elementi di garanzia per tutti noi. Perché se c'è un elemento di garanzia, in questo momento magari apparentemente non è per me, ma potrebbe essere un domani, per cui togliere questi elementi può essere, diciamo, apparentemente una forma di aumento della democrazia, ma alla fine può dimostrarsi poi una mancanza di regole che, quando poi servono,
non ci sono per difendere i miei figli, di essere stato e aver subito il futuro. Grazie. Grazie, consigliere Pernambuco. Dunque, siccome mi hanno detto che sono stato maleducato, voglio essere presentato anche stasera. E allora, io avevo detto al presidente Milovano che se l'avesse riportato in commissione, lo avrei denunciato perché portava in nulla. E cioè, è un giudizio su ciò che stiamo discutendo stasera. Ma su che cosa stiamo discutendo? È una cosa irricevibile. Sto dicendo qualcosa di diverso. O aggiungo qualcosa rispetto a quanti hanno già detto, cosa che io questa sera condivido di informa. Sono 15.000 le firme che devono essere presentate per il referendum, come se 15.000 fosse un numero altissimo. A Milano rappresenta lo 0,12%. Ma non so, ma impara la matematica, non so. Matematica 0,12. Ma dove l'hai calcolato? Calcolo e poi dica. Mi interrompo, ma poi buttiamoli fuori. Buttiamoli fuori, io sono assolutamente d'accordo. L'altra cosa è che al di là di una piccolissima percentuale per arrivare al referendum, dice senza quorum quello che la parte che prende più voti. Diceva un mio vecchio prete dell'oratorio che l'inferno è lastricato di buone intenzioni. E ciò che ha detto Simi è esattamente questa roba, tra l'altra parola. Provate a pensare a una banda di delinquenti organizzata, magari mafiosa, no, che fonda un partito. Vuoi che non riescono a muovere un partito per fare un referendum? E quindi, no, perché poi c'è un'altra cosa che non è stata ancora detta questa sera. E cioè, che ciò che, cioè, chi dice, il dispositivo che dice, è immediatamente come se fosse la delibera approvata dal Consiglio. Certo, sì. No. Ma siamo veramente fuori da qualsiasi logica. E quindi, ma spiegatemi di che cosa stiamo parlando. Non sono stato, credo, qualificato. E se magari sono stato l'altra volta, non ricordo, in qualche magari ho mandato qualcuno a fare un giro, insomma, no? Ma a microfono di spiegare, perché magari sì, questo perché. Okay. Gruppo Meloni. Grazie Presidente. Volevo dire solo due cose senza dilungarmi su aspetti che sono stati trattati. Il primo è quello del rapporto tra numero di richiedenti e residenti. Attualmente nel nostro statuto c'è una percentuale che garantisce un certo rapporto. Mi è stato detto che a San Candido la delibera che stiamo discutendo, non la proposta, la proposta popolare che dovevamo discuterla in commissione. Ho controllato in altri comuni registrati dal movimento che fa questa richiesta. A Parma la richiesta è che siano 5.000 abitanti a fare la richiesta su un totale di 177.000 residenti a Parma. Allora se dobbiamo fare la normativa che riguarda i comuni, cerchiamo di avere un minimo di attenzione a quelli che sono i residenti, quelli che sono i richiedenti, ma al di là di questo, che ogni comune titolo di scelte, secondo me l'attenzione ai numeri degli abitanti, gli elettori, l'attenzione al cuore sono uno strumento di democrazia. Anche se io appartengo a un gruppo politico che rappresenta una minoranza come diciamo, posizioni presenti nel paese, perché gli ambientalisti hanno diciamo, una posizione che è minoritaria, mi rendo conto che non posso imporre quella che è la mia visione di alcuni temi a una maggioranza di persone che è libera di esprimersi, di non esprimersi, come succede anche nelle giornate elettorali.
quindi anche per il referendum, il fatto che le persone non si esprimano, non esprimono una disaffezione nei confronti della politica come avviene nelle elezioni politiche amministrative, ne esprimono un disinteresse. Quindi questa va garantita come libertà per i cittadini, ma comunque nel momento in cui uno esprime un disinteresse è come se esprimesse un parere negativo, come di fatto avviene rispetto al presidente. E questa è una libertà che va garantita per tutti, per il dissenso, in qualunque momento. Ma un altro membro per cui il motivo per cui non sono d'accordo con questa proposta, perché sottende un modo diverso di organizzazione della vita civile all'interno della città e del modo di gestire la macchina amministrativa. Io ritengo che quando si vuole trasformare la città, si vuole fare gestire l'amministrazione della città, ci sia bisogno di tempo, ci sia bisogno di un mandato, e all'interno di questo mandato ci sono dei tempi che noi vediamo, ce lo mettiamo più chiaramente, che i tempi di attuazione delle nostre proposte, delle delibere, del programma.